Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il sipario sul palcoscenico. Libri al mare con SBS Comunicazione. Continua il 30 e il 31 luglio a Lavagna, in provincia di Genova, con LIB, Libri in Borgo, la fiera dell'editoria. Partecipa anche tu nel nostro stand, è possibile esporre, fare firmacopie e presentare i propri libri. L'evento viene trasmesso anche su web radio senza barcode. Per informazioni scrivi a sbscomunicazione@gmail.com o tramite WhatsApp al 345 60 48 479. Ed eccoci che siamo tornati sulla web radio senza barcode e con palcoscenico in diretta il 12 maggio alle 17.04. Sono un po' in ritardo, ma tanto ormai lo sapete, ed è con me Marco Paoli. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, ciao. Allora Marco, ma quanto è bello il vostro spettacolo, Panni Sporchi, è sabato alla Sala Petrolini di Castel Gandolfo, è tutto da raccontare. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma ci si deve aspettare uno spettacolo che ha la missione, stavo per dire l'ambizione, ma mi piace poco la parola, la missione di far ridere pensandoci su, ecco, è stato concepito da me, che ne sono l'autore, con quell'intento lì. Beh, il teatro ha un po' questa, è proprio la magia del teatro, è sempre quella di far riflettere, divertire, passare del tempo, però non ti lascia mai impunito. Il teatro ti fa sempre uscire dalla sala con il magone e le risate, ma qualcosa in più arriva sempre. Questo spettacolo è ambientato in una lavanderia gettoni. Beh, perché proprio in una lavanderia? Allora, l'idea mi è venuta in una vera lavanderia gettoni a Milano, quando io ero su in occasione di una tournée, perché quando nei tempi belli del mondo bello, quando andavamo a Milano a fare spettacoli a San Babila o al Manzoni, ci stavamo un mese. Quindi noi attori spesso prendevamo degli appartamenti per vivere lì quel mese, anziché andare nel residence o nell'albergo. E sotto casa mia, essendo un mese, c'era una lavanderia gettoni e io l'ho usata per la prima volta in vita mia, perché era innanzitutto era il 2005-2006 e quindi non erano ancora entrate nel costume proprio di tutti. E poi perché c'era l'esigenza, quindi io non c'ero mai stato. E poi anche per un altro motivo che ti dirò dopo, e quindi entrai in questo mondo dove scoprì persone incredibili e anche un'atmosfera incredibile. Poi questo era il 2006, poi lo spettacolo poi è nato nel 2016 dopo una riflessione, ma non era una riflessione dovuta al fatto che ce ne fosse bisogno, è che facevo altro, perché la mia prima mansione, la mia prima occupazione è essere regista e attore, oppure attore e regista, e lo scrivere è una cosa che è venuta di conseguenza, ma non è la mia prima occupazione, per cui l'ho scritto con comodo, ma era già tutto nella testa, per cui l'ho scritto veramente credo in una settimana. Caspita, è proprio uscito fuori, la mano è stata fuori. Solo il mezzo, insomma, era tutto pronto. Allora, a Castel Gandolfo il regista sarà Simone Precoma e avete poi un cast veramente illuminato, diciamo così. C'è una bella storia relativa sia al cast che alla regia, perché io ho vissuto per anni, tanti anni a Viterbo, e ho vissuto, è proprio il caso di dirlo, dentro un teatro, perché è un teatro che è stato ristrutturato con la mia gestione e quella di altri ben due volte, e ci abbiamo letteralmente dormito dentro. Però all'interno di questo teatro, dove noi facevamo tutta l'attività di gestione, anche di programmazione e produzione, c'era una scuola di teatro che tenevo io,
che si intitolava il laboratorio dello spettacolo possibile, dove fra gli altri ho avuto due allievi. Uno era Simone Precome e l'altro era Emanuele Piga. Due miei ex allievi che poi hanno continuato col teatro, si sono innamorati, hanno continuato col teatro e sono diventati due professionisti. Per cui diciamo che Simone Precoma è il regista, Emanuele Piga invece è il protagonista in realtà, perché poi il protagonista di questo spettacolo è Lorenzo, che è ospite di questa lavanderia Gettoni ed è il protagonista. Poi ci sono altri personaggi di cui si parlerà, però lui è il protagonista. Quindi sì, diciamo che è impreziosito sia dalla presenza di questa regia e di questa interprete giovane ma molto bravo, e poi anche da Francesca Olivi, che è un'attrice insomma consumata, che si divide tra palcoscenico e cinema e televisione. E poi ci sono due giovanissime attrici che io amo infinitamente, Giorgia Fabiani e Marta Marino, che vengono da una scuola di musical, dall'Accademia di Musical di Calcio Carro, e sono veramente molto brave. Quindi ci siamo divertiti. Le musiche, so che le musiche sono molto importanti in questo spettacolo. Sì, le musiche sono un'altra perla di questo spettacolo, perché sono di Simone Gamberi, che è un cantautore, un autore affermatissimo, nel senso che quest'anno addirittura, farà una cosa molto importante, però ora non mi sovviene Simone, per motivi scaramantici o altro, mi aveva detto di non parlare, per cui farà una cosa molto importante, fermo restando che è molto importante tutto quello che ha fatto fino adesso, ecco. Tra le altre cose ha vinto anche il premio il premio Pino Daniele nel 2020, certo, insieme a Laura Belli. Poi le canzoni sono veramente molto, molto belle, perché più che è una colonna sonora, un po' una colonna sonora come si suole fare nei film, non è proprio la classica musica d'accompagnamento a uno spettacolo che serve per sottolineare passaggi di tempo, o proprio una colonna sonora con canzoni anche nate apposta. Quindi sì, è una bella operazione culturale, sì. Allora, nel 2020 c'era già una tournée nell'aria, che però il Covid-19, il coronavirus ha impedito e ha reso tutto il teatro, come sappiamo, un essere vivo ma immobile. E adesso cosa ci dobbiamo aspettare per Panni Sporchi? Ha già avuto tre date importanti e adesso? Adesso. Per lo stesso motivo di cui non ho parlato approfonditamente di Simone Gamberi, ci sarà al 99% una settimana a Roma a dicembre, e però il teatro ancora mi riservo la certezza matematica. Comunque ci sarà con una altissima probabilità questa settimana a dicembre, e poi senza dubbio, questo lo decidiamo noi, ci sarà una replica al San Leonardo, laddove il teatro, dove lo spettacolo ha ricominciato con un cast, una regia nuova, perché a Cosenza aveva debuttato con la mia regia e con un cast diverso, però qui è ripartito, ed è ripartito insomma alla grande. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, ma io voglio anche chiederti del microscena. Tu sei direttore artistico del microscena di Borgo San Lorenzo, e questa sera c'è un appuntamento molto importante. Stasera, in mia assenza, e questa cosa, perché io sono a Viterbo per preparare insomma la replica di Castel Gandolfo, c'è uno spettacolo di un amico musicista che insieme a un suo collega, Bianchini, di cognome Riccardo Bianchini, esatto. Riccardo Bianchini, sì, e faranno questa installazione musicale atta alla meditazione. È una cosa abbastanza nuova e particolare che debutta stasera. Microscena è nato da una mia totale follia, perché è nato in un posto che era stato
prima un alimentari e poi una bigiotteria, e poi era un magazzino di dove veniva tenuto di tutto da una famiglia, che è una famiglia amica della mia famiglia, che nel momento che ha saputo che io cercavo una sede per l'associazione dove io avrei dovuto fare una piccola sala prove con la possibilità, insomma c'è il bagno, e mi è stato concesso in coda d'uso, e io invece di farci la sede di un'associazione ho fatto un teatro, un micro teatro, da qui microscena, anche con 25 posti, ma che tra il 2018, quando fu aperto, e il 2020, che poi ha dovuto chiudere, e adesso ha riaperto, è diventato un po' un motore di un certo tipo della cultura, diciamo, off della zona del Mugello. Ci sono venuti tutti, si è fatto musica, si è fatto teatro, si è fatto reading, si è fatto presentazione di libri, si è fatto di tutto, ci siamo divertiti e adesso abbiamo ricominciato a divertirci. Tu del microscena dici che è un luogo d'arte per l'arte. Io posso dire che Marco Paoli vede arte ovunque, perché anche in un posto così piccolo come il microscena tu hai visto dell'arte, ce l'hai portata ed è divenuta una realtà. Quindi ai nostri ascoltatori dico, se siete dalle parti del Mugello, Borgo San Lorenzo, correte in via Brocchi 46. Se invece siete di Castel Gandolfo, di Roma, di queste zone, prendete subito i vostri biglietti alla sala Petrolini, mi sbaglio sempre, di Castel Gandolfo, per l'appuntamento del 14 di maggio con Panni Sporchi. Io ti ringrazio Marco, a presto di sentirci, ma merda, merda, merda per questa sera, per la tua carriera. Grazie, grazie, grazie tante. Grazie. Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il sipario sul palcoscenico.